un padre despota e potente che la dà in sposa contro la sua volontà ad un uomo bieco e calcolatore. Poi forse l'arrivo di un amante ed infine la scure del boia. Persino un fantasma entra in gioco in questa tragica vicenda che si svolge tra Milano e Mantova. E allora, se ti incuriosisce questa storia, guarda questo video. Bernabò Visconti, signore di Milano, è un uomo molto colto e intelligente, ma anche crudele e malvagio. Pensate che ha fatto murare viva la propria figlia insieme a una cugina nella rocca fuori della città, facendole morire di stenti. Ed eccolo lì, ritratto in un affresco insieme alla consorte Beatrice Regina della Scala. Più che alla moglie, che tiene lo sguardo basso di chi subisce una muta, disperata sottomissione, sembra più interessato a qualcosa fuori dal campo visivo del dipinto, o al suo falcone che regge fiero sull'avambraccio. D'altronde, questa è la moda del tempo. Un uomo che ha due passioni, le amanti e le concubine, con cui si accompagna con oltraggiosa disinvoltura persino nel castello dove vive con la moglie, la quale deve stare zitta, e i cani. Si dice che ne abbia persino più di 5.000. Tra i numerosi figli ne ha una con un carattere forte, Agnese. Di lei non abbiamo delle immagini che la storia ci ha tramandato, ma si pensa che più che la giovane alla sua destra, che con una ghirlanda in capo è ritratta a suonare con uno strumento musicale, sia la pulzella al centro di quel piccolo gruppo di giovani dame danzanti, raffigurata nell'affresco sotto il padre e la madre. Ha l'espressione allegra e spensierata dell'adolescenza, tipica di chi non presagisce minimamente quale sarà la sua sorte. Di spirito guerriero, Agnese è una bella giovane con lo sguardo fiero come quello del padre. Cresce tra codici miniati e romanzi del ciclo bretone ed impara presto a cavalcare e a portare alto il nome dei Visconti. A 16 anni è data in moglie a Francesco Gonzaga per chiudere una volta per tutte le frizioni politiche tra Milano e Mantova. Si sa che a quei tempi a farla da padrone difficilmente erano i sentimenti, quanto più gli interessi economici e di stato delle famiglie nobili. E così, pur non amando il marito, diventa signora di una delle città più importanti ed influenti dell'epoca, Mantova, dove cerca di farsi benvolere dal consorte e dalla sua corte. Ma il tempo passa e non ha ancora dato al marito un figlio maschio. E senza un figlio maschio, la casata dei Gonzaga è destinata ad estinguersi. A Milano intanto Bernabò viene tradito in un agguato ordito dal nipote, Gian Galeazzo, che lo fa rinchiudere nei sotterranei del castello di Trezzo ed avvelenare. Un uomo spietato ucciso in una maniera spietata. Il problema è che il marito di Agnese si schiera apertamente a favore di Gian Galeazzo, il traditore che le ha ucciso il padre. E questo fa di lei una donna disperata, passata da un padre despota ed assassino ad un marito che disprezza, altrettanto crudele. Così decide di ribellarsi una volta per tutte e lo fa accogliendo la corte di Mantova gli esuli fuggiti dalla nuova signoria di Milano di Gian Galeazzo Visconti. Il marito allora la fa rinchiudere nelle sue stanze tra le spesse mura del maniero, impedita dall'uscire o di incontrare chi che sia. Ma lei è uno spirito ribelle e non si arrende. Il modo maledettamente più semplice, purtroppo, per diventare ingombrante per Francesco, che ora è addirittura spaventato, perché a corte la ribellione della moglie passa di bocca in bocca. E poi a cosa può servirgli una donna che non gli ha ancora dato un figlio maschio? A nulla. Due buoni motivi quindi per chiedere consiglio a Gian Galeazzo, il suo complice nell'omicidio del suocero. E questi gli suggerisce di sbarazzarsi di lei. Farla rinchiudere in un convento non è una saggia decisione, perché Agnese non accenna a dimostrarsi collaborativa.
e per prendere i voti come suora una donna deve affermare la totale sottomissione a Dio e la piena convinzione nelle sue scelte. E Francesco Gonzaga non è poi così convinto che una Visconti accetterebbe una cosa del genere. E ripudiarla è possibile solo se lei si macchiasse di adulterio. Così i due ordiscono una trappola. Francesco parte per la Francia, ma sostituisce le due guardie del corpo della consorte con un cavaliere, Antonio da Scandiano. Un bel giovane che ha il compito di seguirlo ovunque e di accompagnarla in ogni dove, dalla mattina alla sera. Pensate che può giocare con lei a dama o andare a cavalcare nelle campagne nei dintorni, può mangiare con lei e persino ascoltare insieme a lei della musica o leggere qualche libro licenzioso del ciclo dei trovatori. La frequentazione dei due, giovani e molto belli, fa nascere tra loro qualche cosa di più importante? Insomma, diventano amanti? Nessuno lo saprà mai. Ma quello che è certo è che il piano si compie. Il marito torna dalla Francia e li accusa apertamente di adulterio. Cerca dapprima, senza successo, di estorcere alle donne e agli uomini della sua corte una testimonianza contro la moglie e Antonio da Scandiano. Ma quelli che dovrebbero essere i testimoni della tresca amorosa negano. E allora li fa torturare, fino a quando confessano. Il giorno prima hanno negato di aver sorpreso i due in atteggiamenti indecenti, ma ora, dopo le violenze, cambiano deposizione e ammettono tutto quello che lui vuole sentirsi dire. La sentenza è già stata scritta, ovviamente, e Antonio da Scandiano ne è consapevole. Per salvarla si assume tutta la colpa, dichiarando di aver abusato di Agnese senza il suo consenso, mentre lei si rifiuta di rispondere ai suoi giudici. E si sa, nel diritto medievale, chi tace acconsente. Così il verdetto non può che essere uno, visto che Francesco vuole liberarsene per sempre. Anche perché ora medita di sposare Margherita, figlia di Galeotto Malatesta, potente signore della Marca Anconitana e amico personale di Papa Gregorio XI. Per quanto riguarda Antonio da Scandiano, questi diventa un semplice ed inutile intralcio ai suoi piani. Perciò viene condannato a morte ed impiccato il giorno stesso in cella, nel massimo riserbo di una tetra prigione in pietra. E Agnese? In una gelida notte di febbraio del 1391, mentre una bufera di neve imperversa su Mantova, le viene comunicata la sentenza. Senza che neppure abbia il tempo per coprirsi con un mantello di lana, viene trascinata all'esterno del castello, con indosso solo un abito leggero. Le sarà negato persino il conforto di un frate. Al boia, che battendo i piedi dal freddo e scaldandosi le mani con l'alito tiepido, l'aspetta vicino al ceppo, gli dice: «Fate in fretta, messere, temo per la vostra salute». E così sono nate persino delle leggende su di lei, tanto che a Mantova c'è chi sostiene di sentire ancora le grida disperate della giovane donna che vaga sotto il castello nelle notti di bufera, là dove fu giustiziata. Si conclude così la storia di una giovane di 23 anni che ebbe una vita sfortunata e tragica, con un padre che le impose un marito che lei non volle né amò. Una donna che a causa del marito non si amalgamò mai nella nuova famiglia, i Gonzaga, rimanendo sempre come un corpo estraneo, diversamente da altre donne più o meno della stessa epoca, come Marzia degli Ubaldini, l'eroica Cia degli Ordelaffi o Clarice Orsini, che divenne poi una Medici. Sarà che questa storia infonde passione e partecipazione. O forse è solo perché rientra negli schemi classici della tragedia medievale. Ma vi confesso che su Agnese Visconti nutro una forte simpatia, tanto che, essendo io uno scrittore di thriller storici, qualche tempo fa decisi persino di buttarne giù la storia. Ma poi mi accorsi che su di lei era stato scritto di tutto, e allora decisi di mettere da parte quei 4 capitoli che giacciono ancora impolverati in un cassetto. Ma un giorno
chissà. Grazie di aver visto questo video e se vi è piaciuto, perché non iscrivervi al mio canale YouTube, dove realizzo corti storici come questo. Ma se lo farete, mi raccomando, cliccate sul simbolo della campanella, perché in questa maniera potrete essere sempre informati di tutti i video che io posterò di volta in volta. Vi aspetto!